Nel tranquillo scenario della SS 126 a Carbonia, Sardegna, il pomeriggio del 17 aprile è stato interrotto da un incidente che ha lasciato due persone gravemente ferite. Ciò che sembrava essere solo un tragico evento stradale si è trasformato in una trama di amore, rabbia e violenza. Prima di continuare ti invito a iscriverti al nostro canale e lasciare un mi piace. Grazie. Le due auto si sono scontrate frontalmente, mandando entrambi i conducenti all'ospedale in condizioni critiche. L'uomo è stato trasportato al SIRAI di Carbonia, mentre per la donna è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari. Ma dietro questo incidente c'è una storia più oscura. Le indagini hanno rivelato che i due conducenti non erano estranei l'uno all'altro, in realtà avevano avuto una relazione. È emerso che l'incidente non è stato un tragico caso di sfortuna, bensì un tentato femminicidio. Alessio Zonza, 50 anni, si è schiantato deliberatamente contro l'auto della sua ex compagna. L'amore, spesso descritto come un sentimento nobile, può talvolta trasformarsi in una fonte di tormento e tragedia. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante riconoscere e affrontare le dinamiche abusive nelle relazioni, e quanto sia cruciale per la società sostenere le vittime di violenza domestica. Attraverso la consapevolezza e l'educazione, possiamo sperare di prevenire tragedie simili in futuro. La strada per la sicurezza e il rispetto reciproco comincia con la nostra capacità di riconoscere i segni di pericolo e di intervenire prima che sia troppo tardi.